Buongiorno ragazze, benvenuti a questo nuovo video. Allora, oggi per me è sabato mattina, sono le 11:20. La sera è andata a fare un giretto con il nonno, però tra poco vedrete che rientra perché è già un'oretta che sono via. Io ho messo a fuoco il minestrone, questo qua, quello già bello e pronto, che ho preso ieri da Inns, non è male, infatti l'ho ripreso. Io me lo lascio così a pezzettoni, quello surgelato. Me lo lascio così a pezzettoni, invece a Andrea così non piace, quindi glielo passo. E alla sera non lo so sinceramente, perché ultimamente fa un po' di vizi con il cibo. Prima mangiava tutto, adesso ultimamente mi sta dando un po' di problemini, un parolone, però diciamo che ecco, prima mi mangiava tutto, adesso. Comunque stamani, dato che la Sarina l'ha portata via il nonno, sono andata su con mia mamma, abbiamo fatto le torte di riso, perché domani è Pasqua, e qui da noi usano fare queste torte di riso, una dolce e una salata. Tra l'altro quella salata, che chiamiamo putta, una torta di riso piena di pepe, di formaggio, pecorino e parmigiano, mi sembra di avervela fatta qualche anno fa, proprio qua su YouTube. Se mi ricordo vi lascio il link qua sotto in info box se vi interessa per curiosità, perché la volevo firmare in realtà stamani e poi niente, mi è passato. Mi è passato di mente. Poi stamani sono un po' rincoglionita. Mi sento sempre gli occhi pesi, deve essere l'allergia, senz'altro, ma poi perché questi giorni sto dormendo poco. E cioè mi addormento tardi, faccio fatica ad addormentarmi. Poi ovviamente con la Sara non è che mi sveglio tardi, nonostante non vada all'asilo, comunque sia lei la sua sveglia alle 7 più o meno, alle volte anche prima, stamani 7:20. Però stanotte alle 3 eravamo svegli perché non è stata tanto bene al solito, aveva preso un attacco di tosse, aveva qualche lineetta di febbre, 37,1, non tantissima, però non so come mai, però stamani non aveva più niente, non so che gli sia successo. Tutto sto rigiro di parole, tanto per dirvi che stamani era un po' così rincorbellita e quindi mi è passato in mente di filmare. Mentre le stavamo facendo, comunque ve le faccio vedere una volta che sono cotte, sono facilissime da fare e ve le faccio vedere insomma dopo quando sono pronte. Cucchiaio non ti torna meglio? Eh? Ti piace questo minestrone? Meno male, fa bene la verdurina, eh? I fagioli. E ci sono anche i fagioli, sì, ci sono fagioli, pisellini. Vuoi altri fagioli? Vai, fa le bolle, vai. Vai, più forte. Ecco, te lo sei tirato già tutto addosso, eh? Sul giacchetto, guarda. Vai. Vai, vai, scuotilo, scuotilo. Brava. Gli stivaletti da pioggia, eh? Aia. Ti sei fatta male. Vai, vai, scoppia, scoppiali. Chi arriva, la nonna? Questa qui è quella putta, ovvero la torta di riso salata. Questa
Qui è più scuretta, ma è normale, deve prendere proprio questo colore qua. Ed è quella appunto con il riso, il pepe, il pecorino, il parmigiano reggiano, le uova, insomma, questa è quella salata. Mentre qua sotto c'è quella dolce. Eccola qui, mi manca una fetta perché ovviamente io l'ho già assaggiata, anche qui non è bruciata, è proprio il suo colore. Anzi, qui è venuta un po' troppo chiara, ma avevo paura che poi dopo asciugasse troppo e invece no, deve essere bella cremosina. E sotto c'è la base tipo di caramello. Buona buona. Anche in questa c'è ovviamente il riso, le uova, poi tante uova. Il latte, in realtà il riso è cotto nel latte, poi ovviamente lo zucchero, scorza di limone ed arancia grattugiata. Già che ci sono, assaggio anche quella salata, la torta putta, vediamo com'è venuta. Proprio una striscina. Cremosa e cremosa. Così. Buona, però ci voleva più pepe. Ragazzi, allora io ho tagliato un pezzetto di torta, quella dolce anche per Andrea, almeno gliela porto giù, almeno la sente anche lui. Vi saluto qua, spero che questo piccolo video vi sia piaciuto, così giusto per salutarvi e per augurarvi buona Pasqua. Noi domani andiamo dai genitori di Andrea, però verranno anche mio papà e mia mamma. E niente ragazzi, buona Pasqua e noi ci vediamo presto. Ciao!